Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Eccoci giunti al mese dei bilanci ed iniziamo con questa carrellata di plugin che sono stati per me indispensabili nel 2019, ossia tutti quelli che effettivamente ho utilizzato nei vari progetti che mi hanno visto coinvolto e quelli che sto lavorando in questi giorni e che vedranno la luce nel 2020. Alcuni li avete già visti durante l'anno nelle mie varie recensioni, altri non ho ancora avuto modo di inserirli in scaletta, ma li vedrete presto in video singoli. Parlerò quindi non soltanto di quelli audio, ma anche degli instruments e delle librerie che ho più utilizzato quest'anno. Questo non è un video su quale sia il migliore rispetto ad un altro, ma soltanto relativo a quelli che utilizzo più spesso, per rispondere alle diverse domande che mi arrivano da Facebook, YouTube e Instagram. Come vedrete, alcuni li utilizzo da tantissimi anni e quindi non è un video su quali sono i migliori plugin del 2019, come tanti fanno qui proprio su YouTube. Bando alle ciance e iniziamo subito questo lungo excursus. Sarà un video quindi piuttosto lungo, mettetevi comodi. Partiamo dai più vecchi, ossia quelli che stoicamente resistono nel mio workflow da anni e che difficilmente troverò modo di sostituire. Stiamo parlando ad esempio di Metric Hollow Channel Strip, in questo caso Channel Strip 3, versione 2.0.3, che presto sarò costretto a lasciare se non penseranno ad un aggiornamento. Ho notato infatti un difetto sull'export delle song a 96 kHz. È un channel strip in stile SSL, veramente vecchio. È stato sempre aggiornato ed è utile, ha risolto egregiamente il lavoro di console emulator per anni, passando indenne sopra ogni avversario. Al momento però sta affrontando la dura prova contro Send 3 di Acoustica Audio Channel Strip e la Channel Strip di Eventide, ma soprattutto la nuova Fat Channel XT di Studio One, in grado di rivaleggiare con lui degnamente. Per cui un channel strip indefesso che utilizzo principalmente sulle voci. Rimanendo nel discorso Vox Mix, utilizzo da parecchio tempo il Fat Pressor di PSP, forse il miglior 1176 emulato finora, con quella sua compressione VCA definita e quel colore sulle medie inconfondibile. Sempre di PSP trova spazio nella mia catena vocale il 2445 reverbero digitale che uso moltissimo come room. L'ho spesso sostituito bene anche con Open Air di Studio One, che contiene i medesimi parametri riguardo il pacchetto aggiuntivo Vintage Reverbs, eccolo qui, dove troviamo appunto il 245. Rimanendo sempre in casa PSP, nel mio setup troviamo soprattutto sui bus Vintage Warmer e Bus Pressor, entrambe in grado di riscaldare a dovere il sound dei bus, creando quel collante sempre ben bilanciato che ha reso famosissimi questi due plugin. Un discorso a parte va fatto per PSP E27, che rimane uno dei migliori equalizzatori in circolazione da utilizzare praticamente su ogni canale del mixer, in particolar modo sulla voce e sulla batteria. Rivaleggia con il modello A27 del pacchetto Ultramarine di Acoustica Audio. Ha sicuramente meno bande. E non può ovviamente mancare l'equalizzatore per eccellenza, sempre emulato da Acoustica Audio, il Green 3, emulazione eccellente del GML, e la Channel Strip di Kola, sempre di Acoustica Audio. Kola è forse, rispetto a Pink e Gold, la Channel Strip più utilizzata nei miei mix. Grazie alla sua flessibilità riesce a essere risolutiva su moltissimi generi musicali. Anche il compressore si comporta molto bene sulle ritmiche più serrate. Rimanendo in casa Acoustica Audio, il nuovo pensato EQ è diventato un tool molto importante nella situazione colore. Vedrete altri video a riguardo. Rimanendo sempre in campo equalizzazioni, non possono mancare dall'elenco quello stock di Studio One, il famoso Pro EQ, che si comporta in maniera eccelsa nella maggior parte delle applicazioni in cui è necessaria una correzione particolare. L'unico sostituto degno di questi equalizzatori digitali è sicuramente il FabFilter Pro Q3, in grado di superarlo in altre funzioni, come appunto l'equalizzazione dinamica, che abbiamo già visto come alcuni degli altri plugin in altri video, la gestione del mid-side e ovviamente la possibilità
di creare dei tagli chirurgici impossibili da realizzare con gli altri equalizzatori, oltre alla funzione linear phase che troviamo di serie. Una nota a margine anche per Mag EQ, fornito di serie con le schede audio Presonus, a volte risolutivo nelle soluzioni in cui si cerca un po' di colore senza uccidere la CPU. Il discorso compressori è un po' complesso da affrontare, ne uso veramente diversi e di diversa natura. Quello di Studio One, come abbiamo visto anche in due tutorial appositi, è funzionale ed utile ogni qualvolta sia necessaria una compressione in sidechain senza latenza, come quella offerta anche da FabFilter. Ultimamente sto usando anche il compressore di Kola in sidechain per lo stesso modus operandi. In base quindi a quanto carico sulla CPU e quindi anche quante tracce mi trovo a lavorare in fase di arrangiamento, spesso utilizzo il compressore di Studio One, FabFilter C, il PSP Mixpressor, il Vintage Warmer Bass Pressor ed il nuovo PSP Twin L, anche se viene venduto come appunto un limiter. Per chi invece ha acquistato il pacchetto dei compressori di Studio One e quindi anche degli equalizzatori che si trovano nella Fat Channel, come appunto vediamo i vari Britcomp, il Classic Neve, eccetera eccetera, è sufficiente utilizzare questi, riescono a rivaleggiare molto bene, soprattutto con questi pacchetti aggiuntivi, e appunto diventano letali per il confronto contro Metrical o Channel Strip. Non dimentichiamoci poi di BeatSkills ed il suo Slam Pro, che ho recensito appunto all'interno dei miei video, ed il nuovissimo Slam XL, che contiene dei simulatori di saturazione molto interessanti, lo vedremo presto in altri video. Oltre al loro classico Bounce, che abbiamo già visto anch'esso, che comunque richiama il sound SSL, per intenderci. BeatSkills è una piccola compagnia indiana molto prolifera e che ho scoperto un paio di anni fa. Isotope Ozone possiede invece alcune cose che trovo vincenti ed utili. Anche se non sono mai stato un super sostenitore del All-in-One, utilizzare le sue varie sezioni separate in base all'occorrenza è un tool potentissimo sui Bassmaster, come appunto il suo Maximizer, o Expander come molti lo chiamano, e l'immancabile Imager, in grado di lavorare in modalità multibanda. Utilissimo anche il suo Dither interno. Spesso sottovalutato, è in grado di regalarci un ottimo dithering. Il multiband compressor di Studio One è invece utilissimo per lavorare come se fosse un equalizzatore su tutti i canali. Soprattutto lo utilizzo per l'equalizzazione degli overhead della batteria, dove spesso è necessario controllare le frequenze alte dei piatti. Pensando invece agli effetti da applicare sugli strumenti, quello che normalmente faccio è utilizzare i diversi tipi di distorsioni, overdrive o enhancers, e tutto ciò che può modificare armonicamente il comportamento dello strumento stesso. Questo per ricercare sempre un sound diverso e nuovo anche sugli strumenti più datati o sulle tracce più classiche come i loops o le percussioni. Il mio preferito in assoluto è il Camel Crusher, creato dalla CamelAudio.com, ormai assorbita e quindi acquistata dalla Apple. Ma il plugin in questione era un plugin gratis che veniva fornito all'epoca e che non è mai stato più ricreato neanche dalla Apple stessa. Purtroppo non sarà più funzionante nelle versioni successive dei nuovi sistemi operativi e quindi dovrò abbandonarlo nelle prossime produzioni. Era un plugin gratuito, come vi dicevo, di Camel, e sarebbe stato il caso di rimettere in produzione. Se qualche programmatore in ascolto è audace e ha voglia di seguire questo mio consiglio, io ne sarei estremamente felice. In alternativa uso molto spesso Valvesque di BeatSkills oppure l'Elijah Character della Plugin Alliance. Su alcuni bass invece adoro utilizzare sempre in termini di distorsione armonica il Vertigo VSM3, estremamente utile anch'esso, che abbiamo già visto in un video riguardante il mix con i plugin di Plugin Alliance, o il nuovissimo Earth Rider della PSP da testare, che vedremo anche in un prossimo video. E ovviamente, dulcis in fundo, il mio preferito in assoluto, che utilizzo veramente anche sulle chitarre elettriche oltre che sui bass, il FabFilter Saturn.
forse uno dei plugin più belli riguardante la saturazione sui master. Per quanto riguarda invece i plugin relativi ai filtri di risonanza, preferisco sempre utilizzare quello contenuto all'interno del pacchetto FabFilter e che si chiama Simplom. È estremamente semplice da utilizzare e da programmare all'interno di Studio One. Lo utilizzo in tutte le mie produzioni. Riguardo invece il vocoder, come abbiamo visto anche in un altro tutorial, utilizzo quello gratis di Studio One che si chiama Tal Vocoder. Sempre rimanendo in campo tools, quindi plugin utili alla modifica del sound, soprattutto nelle produzioni elettroniche, uso spesso un plugin chiamato Kickstart di Nick Romero, che permette un inviluppo sulle diverse forme d'onda in grado di simulare egregiamente il sidechain senza l'utilizzo di un sidechain, quindi una sorta di sidechain virtuale molto utile, in grado anche di creare appunto dei gate molto elaborati senza l'utilizzo di trigger esterni. Passiamo agli effetti di ambiente, quindi riverberi e delay. Per quanto riguarda gli ambienti, utilizzo anche qui diverse cose in base all'esigenza. Partiamo con il Lexicon 480, emulato splendidamente da Overloud con il loro Breverb 2. Come seconda scelta utilizzo il 480 della Native Instruments, chiamato appunto RC48, derivato dalle emulazioni della Softube, come anche lo Zar, sempre di Softube. Per le room, come abbiamo visto, prediligo il 2445 MT della PSP Audio o OpenAir con le relative simulazioni. A volte può tornare utile anche un riverbero meno avido di risorse come il Roomverb di Studio One, che fa il suo dovere nella maggior parte delle situazioni, o il Pianoverb della PSP Audio. Se invece necessito di Springverb, utilizzo Springbox, sempre di PSP. Per i delay utilizzo invece spesso quelli presenti all'interno di Studio One, ne abbiamo già visti tre, che sono appunto l'Analog Delay, il Beat Delay e Groove Delay, analizzati in video appositi, veramente poco avidi di CPU. In alternativa, se si cerca anche un colore, PSP fornisce una splendida emulazione del Lexicon 42, chiamato appunto Lexicon PSP 42. Esiste anche una versione stereo chiamata PSP 84 ed una versione più elaborata chiamata PSP 85. In alternativa utilizzo anche Echo, sempre di PSP, una splendida emulazione di un delay nastro, ma se si ha un budget consistente a disposizione, il mio consiglio finale è quello di acquistare il pacchetto di Eventide XL, da cui pesco praticamente tutto, per cui chorus, eco e riverberi di qualità eccelsa, sia quelli forniti dall'H3000 appunto di Eventide, storico Band Delays, o anche i nuovissimi riverberi come ad esempio il Black Hole. Vedremo poi tutti questi plugin in un video dedicato ad Eventide. Altri riverberi che adoro utilizzare, come abbiamo visto anche in altri video, sono il FabFilter Pro R, un riverbero che contiene al suo interno anche un equalizzatore utilissimo in fase di mix e quindi anche per creare delle tecniche più sofisticate di Abbey Road Technique. Ultimi ma non ultimi, quelli un po' più elaborati e molto più particolari, come ad esempio lo Sparkverb di Uvi, che abbiamo visto in un video apposito, e quello fornito e quello italianissimo di Audiority, chiamato appunto Polaris. Sul master, sui bass master eventuali, trovano sicuramente posto alcuni plugin di acustica audio come Ultramarine, ampiamente analizzato in un video apposito, El Rey di Greg Wells, sempre in collaborazione con Acustica Audio, e Nebula 4, che contiene al suo interno degli splendidi equalizzatori e compressori da usare nei Bassmaster, come ad esempio il Rose o addirittura il Violet. Non ho ancora avuto modo di creare un video apposito su Nebula, ma occuperà molto spazio proprio per la sua versatilità e disponibilità di librerie create appunto negli anni. Un must to have di acustica audio sicuramente. Chiudiamo la carrellata dei plugin che utilizzo nei Bassmaster con Elijah Alpha Master,
molto utile per alcuni rinforzi sulle armoniche, molto utile in fase di mix e anche in fase di mastering. Possiede un trattamento sulle alte molto particolare. Lo abbiamo già visto anche nel video mix con i Plugin Alliance. E chiudiamo con Xeon di PSP, anche se utilizzato come limiter. È spesso utile all'interno dei Bassmaster per controllare appunto il limiting di alcune tracce. Per quanto riguarda invece il mastering, il discorso è completamente diverso e complesso e che spesso coinvolge molto del mio outboard esterno, ora sempre più spesso accoppiato ai prodotti di acustica audio. Ma nel mastering, come avrete notato, prediligo utilizzare l'outboard per avere una risposta dinamica più ricca di armoniche possibile, insieme ai plugin che invece lavorano più sulla parte chirurgica del suono. Grazie a Studio One, la gestione delle varie latency è ben curata e in questa fase diventano utilissimi il FabFilter Saturn, il Brainworks BXL V2, utilissimo e che prediligo per il mastering su vinile perché mi consente di lavorare il controllo del mid sia nella parte bassa che nella parte alta separata, e un crossover frequency per il monomaker qui in basso. Lo abbiamo visto sul video riguardante il master per vinile, che utilizzo ovviamente in accoppiata con El Rey, Nebula, Ultramarine, il FabFilter Pro Q3, il T-Rex Quad Compressor, quindi un multiband della T-Rex, molto molto ben fatto, devo dire. Isotope Ozone, come abbiamo visto, come maximizer e multiband compressor, diventa utilissimo, come spiegavo prima, anche nella funzione di dithering, escludendo poi quello di Studio One. Anche se secondo il mio gusto rimane migliore quello di Vice contenuto nel DS1 sotto la funzione Option, abbiamo già visto questo in un video dedicato al Vice. Il dithering di Ozone è molto simile a quello di Studio One, quindi è consigliabile fare sempre dei check tra quello di Studio One e quello di Ozone, per vedere nelle varie situazioni quale risolve nella maniera migliore l'esportazione dei file per il mastering. Anche PSP fornisce una serie di dither molto interessante, chiamata appunto PSP X Dither, un derivato della tecnologia utilizzata per il plugin Xeon. Come limiter ho trovato la pace dei sensi sempre con Vice attraverso l'MM1, il migliore in assoluto in questo senso. Riesco ad avere un brick wall pazzesco senza perdita di transienti o alterazioni catastrofiche del suono. In alternativa suggerisco il T-Rex Stealth Limiter, che in realtà è l'emulazione del Vice, o infine il FabFilter Pro L2, che abbiamo visto in un video apposito dedicato a lui. Non potrà mai mancare sul mio master post il master check di Nugen Audio, che abbiamo visto in un video dedicato appunto all'esportazione dei vari formati per le diverse piattaforme, che contiene al suo interno i preset adatti all'emulazione RIA ed il Tilt Shelf, proprio dedicato a questo tipo di produzione. Sto utilizzando in questi giorni il nuovissimo equalizzatore di acustica audio, lo Scarlett 4, che vedremo presto in un video dedicato e che è concepito proprio per lavorare in fase di mastering. Infine, tutto il pacchetto Ivory, che abbiamo già visto in un altro video e che è immancabile nelle mie catene di mastering, come opzione all'hardware esterno di Maselec che utilizzo normalmente. Per concludere questa sezione, non posso lasciare fuori i plugin di Eventide Newfangled, che sono l'Elevate e l'Equivocate. Abbiamo anche questi visto in un video e vengono utilizzati nel mio setup principalmente per correggere i master che arrivano da altre produzioni e che necessitano appunto di recuperare alcuni transienti o piccole modifiche che ne migliorino appunto l'esecuzione, spesso rovinati da plugin scadenti o da situazioni di mastering precarie. Affrontiamo ora il discorso emulatori a nastro o di nastro. L'emulazione del nastro è sempre stata un mio bisogno, soprattutto perché amo la saturazione del nastro e quindi ne uso e ne ho usati tanti nel tempo. Il migliore in questo senso è sicuramente Taupi.
Lo abbiamo visto in azione in un video ed è quello che maggiormente ha riscosso successo in questo ultimo anno. Non a caso è stato anche nominato come miglior emulatore nastro da diverse riviste specializzate. Seguito a ruota da Tape della Softube, che possiede però una caratteristica particolare. Accoppiato con Studio One, sfrutta la funzione Mix FX che troviamo qui in alto. In questo momento è inserito come insert, quindi come normalmente funziona in tutte le DAW, ma possiamo utilizzare questo tipo di estensione di Studio One, dove Tape è compatibile, e trasformarlo in un registratore multitraccia che utilizzerà come sorgenti tutte le tracce dei bus. In questo modo avremo Tape in grado di emulare il nastro multitraccia e quindi anche il sistema di cross-talking tra le varie tracce che tanto desideriamo avere proprio dall'emulazione di nastro, soprattutto quando missiamo le batterie. Ho fatto un video apposito su questa funzione su Tape, vi invito a guardarlo. Sempre in uso, anche se molto leggeri, utilizzo ogni tanto Relight della BeatSkills, si comporta in maniera eccellente e pesa un po' meno sulla CPU rispetto a Taupi e ovviamente rispetto a Tape. Ultimo ma non ultimo, uno dei primissimi simulatori di nastro che ho sempre adorato, Satin della Huhe, che però, come Taupi, non può essere utilizzato nel MixFX. È comunque uno dei plugin che ho usato per lungo periodo e che ogni tanto riutilizzo, quindi uno dei primissimi emulatori di nastro, molto convincente e che vi invito comunque a scaricare come demo e provare. Arriviamo così ai plugin di Voice Correction. E come avete visto nelle mie produzioni, quindi nei miei video, utilizzo prevalentemente Melodyne e Vocaline perché integrati con lo Studio One grazie al sistema ARA 2, per cui vengono aperti come se fossero degli editor interni alla DAW, quindi non devo fargli ascoltare la traccia come accadeva su e come accade su alcune altre DAW. Ora ARA 2 credo sia stato implementato sia in Cubase sia in Logic X. Sono quindi, secondo me, i due plugin più importanti per l'editing e la voice correction. Autotune ricopre un discorso a parte per l'uso estremo di alcuni generi musicali, ma non lo uso più da diverso tempo, però può tornare utile in alcune situazioni. Passiamo ora agli instruments. Eccoci ad una carrellata di strumenti virtuali che utilizzo più spesso e che consiglio. Potrei fare un lungo discorso su Kontakt, de facto il sample player più utilizzato al mondo e che offre una quantità di librerie inarrivabile per chiunque altro. Lo uso principalmente come sample player di librerie di orchestra, soprattutto Spitfire, come vedete, anche se ultimamente Spitfire inizia a produrre dei propri sample player indipendenti, come vediamo Hans Zimmer Strings, Labs, Orbis, Phobos, molto belli e ben strutturati. Hanno qualche controllo in più e più dedicato ovviamente rispetto a quelli di Kontakt. Li vedremo poi nei prossimi video durante l'anno. Sempre nella libreria Complete, invece, che è inclusa nel pacchetto Complete Ultimate che sto utilizzando e che avete visto già in un altro video, ogni tanto pesco qualche cosa dagli strings, ensemble della libreria stessa. Oltre ovviamente ai nuovissimi Trill, Rise and Eat, che uso praticamente ovunque, Evolve Mutation, Orbis e tanti tanti altri per il sound design. Non ultimo il super tool Etera, sviluppato in Italia da Stefano Maccarelli per chi si dedica al movie compositions. Uscendo dal panorama Kontakt, utilizzo moltissimo, per chi soprattutto ha visto i miei seminari, Falcon della UVI, anch'esso completo sul piano dei sintetizzatori di fascia alta, con la libreria Vintage Vault sempre attiva, forse l'unico in grado di rivaleggiare con Kontakt al momento. Un'altra super libreria di sintetizzatori ovviamente è quella proposta da Arturia e che avete visto all'opera nel video sulla composizione del brano di Stranger Things, sempre su questo canale. Infatti qui troviamo proprio le migliori emulazioni dei synth storici che insieme a Falcon completano tutto il pacchetto dei synth che uso continuamente negli arrangiamenti. Una piccola menzione la facciamo per TAL 1 LX2. Versione 4.1 è forse uno dei migliori emulatori del Roland Juno, proprio per chi adora questo genere di synth.
Uso ancora spesso anche Alchemy della defunta Camel Audio, che sarà presto incompatibile per i nuovi sistemi operativi perché acquistato dalla Apple, e quindi lo ritroviamo all'interno di Logic. Rimanendo sempre in tema di sample player, non posso non parlare di Addictive Drums e Addictive Keys. In tutte le sue forme lo trovo estremamente utile nei brani in cui è dominante questo tipo di strumenti. Tornando invece ai synth, ne riparleremo poi nella sezione dedicata ai suoni percussivi. Tornando sui synth creativi, utilizzo già da qualche anno il sintetizzatore ANA, in questo momento ANA 2, della Sonic Academy. Lo trovo veramente versatile, con delle ottime patch create dai più grandi musicisti di musica elettronica attualmente sul mercato, quindi sempre aggiornato, a cui fanno seguito Spire, un altro sintetizzatore molto aggressivo, veramente gradevole, e l'ormai decennale Silent One, ancora in voga e ancora molto funzionale grazie all'aggiornamento e all'uscita di nuove librerie, quindi nuove patches compatibili con questo sistema. Un altro super pacchetto da cui pesco spesso i sintetizzatori è quello di Rob Papen, in questo momento Explorer 6, dove troviamo Punch, che troviamo qui sotto per creare delle casse molto particolari, Raw, Predator 2, un synth estremamente aggressivo, in stile Massive per intenderci, Blue 2, usatissimo sugli album orchestrali perché di fatto si sposa molto bene con il sound dell'orchestra. Sempre presente nel mio arsenale inoltre troviamo i synth della Huhe, in particolar modo Diva, con delle emulazioni analogiche veramente molto particolari, e Zebra 2 e Ace, che trovo estremamente utili nel sound design cinematografico. Tornando invece a Native Instruments, uso molto Reactor, anche per la sua combinazione particolare degli effetti interni, Absinthe, che comunque rimane uno dei migliori generatori di pads e suoni cinematografici, nonostante sia, insieme a Reactor, forse il plugin più vecchio in assoluto creato da Native Instruments, il nuovo Massive, mentre dalla selezione degli Spectrasonics, Omnisphere, e ovviamente per la creazione di pad e anche per sommare alcuni suoni all'orchestra, oltre alle numerose patches fatte da altri utenti e da software house indipendenti, e ovviamente l'immancabile Trillian, oltre a Stylus RMX che abbiamo già visto in un video apposito recentemente. Trillian per la creazione, quindi l'utilizzo di diversi tipi di bassi, sia bassi synth analogici sia bassi acustici campionati, è forse uno dei più belli in questo genere di applicazione. In combinazione con Omnisphere vengono poi generate delle patches da scaricare dal sito di Spectrasonics in grado di combinare le due librerie. Includo tra i sintetizzatori anche Modart Pianotech. L'avete visto poco nei miei tutorial, ma lo uso spessissimo. È in realtà un sintetizzatore che ricrea i suoni di pianoforte. È estremamente gradevole e, oltre a questa tecnologia veramente eccezionale, riesce anche a creare pianoforti elettronici, elettrici e strumenti percussivi cromatici, come l'handpan o il tank drum. Scaricate la demo e provatelo perché è veramente molto bello. Ma non lavora con campioni, quindi è effettivamente un vero sintetizzatore. Un altro pacchetto da cui traggo spesso ispirazione è quello della Sugar Bytes, in particolare da Factory e Unique, un altro sintetizzatore molto carino, in stile anni 70-80. Anche se poco utilizzati, ho trovato a volte molto utili i sintetizzatori contenuti nel pacchetto di FabFilter. Infatti molti non lo sanno, ma FabFilter nel suo pacchetto contiene appunto due sintetizzatori molto aggressivi. Uno è FabFilter 1, l'altro è FabFilter Twin 2, lo vediamo qui, da provare perché spesso contiene delle patch molto utili in fase di composizione e anche di sound design. Passando agli strumenti ritmici, troviamo qui una carrellata di cose interessanti. Il primo è Stylus RMX, che abbiamo già ampiamente analizzato in uno dei miei ultimi tutorial, e a cui affianco ovviamente Addictive Drums della XLN Audio. A mio parere, quindi assolutamente personale, il miglior plugin di batterie mai realizzato negli anni. Lo utilizzo anch'esso da una decina di anni attraverso i vari updates, sopravvive grazie alle librerie non premixate, in grado quindi di adeguarsi all'aggiornamento delle varie tecniche di mixing e di arrangiamento che cambiano negli anni. Poi ogni anno acquisto una libreria diversa e quindi in questo momento ne ho a disposizione diverse, anche se non le ultimissime.
Sempre in campo ritmico, Native Instruments mi ha offerto negli anni Battery 4, che ho utilizzato anch'esso in maniera approfondita. Delle sue librerie interne utilizzo non tantissimo ormai. Trovo molto interessanti le batterie elettroniche campionate e filtrate, oltre alla 808 Tuned Kit. All'interno ho avuto modo di crearmi le mie librerie personali con i miei suoni, che uso poi in fase di arrangiamento su tutte le mie produzioni. Proseguiamo con Kick 2, sempre della Sonic Academy, è forse il plugin di casse più interessante che esista in questo momento. Grazie alla sua intonazione di ogni samples siamo in grado di utilizzarlo all'interno di qualunque tipo di arrangiamento. Contiene al suo interno diverse casse campionate in base ai generi, oltre a delle librerie che possiamo acquistare o caricare di nostra volontà all'interno del sampler. In questo sampler abbiamo ovviamente anche tutti i parametri di controllo più particolari tra l'amplificazione, i vari click e il mix di tutte queste combinazioni, oltre al controllo di un sub da aggiungere alla cassa. Il numero uno riguardo l'utilizzo delle casse sicuramente. Se invece parliamo di triggering, utilizzo molto bene Addictive Trigger, ma è un plugin audio. Anche se non mi permette di avere a disposizione i miei samples, genera comunque una traccia MIDI in grado poi di associarsi a qualunque altra libreria. Altre batterie elettroniche le prendo dalla selezione di UVI. Come abbiamo già visto, Falcon all'interno mi permette di utilizzare la libreria Vintage Vault, e quindi all'interno tutta la libreria relativa a Beatbox Anthology, dove trovano spazio la 808 e tutte le altre batterie elettroniche splendidamente campionate. Se torniamo a parlare poi di batterie campionate, la 808 è sicuramente quella più ricercata e in questo caso, sempre attraverso Kontakt, posso utilizzare la libreria Revolution che abbiamo visto in un altro tutorial, molto completa, funzionale e con dei suoni eccellentemente ricreati. Recentemente ho aggiunto anche al mio arsenale il regroover della Qsonus, lo vedremo nei prossimi video. Ultimo e in ordine di arrivo è però XO, sempre di XLN Audio, e che vedremo anche esso in un altro tutorial dedicato esclusivamente all'uso di questo sistema. Sono sicuro che vi stupirà. Eccoci arrivati alla sezione dei plugin di chitarra, quindi di emulazione di chitarre e di amplificatori che utilizzo più spesso. Da chitarrista parto già con la puzza sotto il naso, avendo fortunatamente negli anni accumulato molto hardware di qualità in termini di amplificatori e pedali, oltre che di chitarre, ma non disdegno assolutamente gli emulatori. Spesso sono in grado di creare delle texture a volte impossibili da fare con gli strumenti veri. Tra questi uso moltissimo diverse applicazioni. Segnalo immediatamente il nuovissimo Ampere di Studio One, quindi quello integrato all'interno dell'applicazione, che si comporta a livello di simulazione di amplificatori in maniera eccellente e che presto occuperà una parte dei miei video, dei prossimi video. Mentre normalmente utilizzo nell'ordine Guitar Rig per quanto riguarda, infatti come vediamo qui ho tutte le mie configurazioni in base anche agli artisti o agli album che ho registrato, dove appunto ho le mie configurazioni. Guitar Rig ha la facoltà di creare, rispetto agli altri, delle configurazioni impossibili, per cui è semplice poter inserire catene anche dopo la cassa e quindi creare delle texture ancora più complesse di quanto si faccia normalmente negli altri. A volte utilizzo più simulatori di amplificatore contemporaneamente per avere una somma dello stesso suono su due plugin differenti, quindi li utilizzo in maniera parallela, e accoppio a Guitar Rig Amplitube, anch'esso estremamente funzionale, lo uso da tantissimi anni. Non a caso le emulazioni degli amplificatori, soprattutto Fender, di Amplitube sono incredibilmente eccellenti rispetto alle altre simulazioni. Oppure utilizzo anche il nuovissimo Bias FX2, che oltre a contenere una simulazione di nuovissimi amplificatori ed effetti, contiene anche la simulazione di alcuni effetti da studio, quindi creare una catena rack ancora più complessa che nelle altre applicazioni, oltre alla possibilità di creare un guitar match, ossia associare il nostro sound della chitarra che stiamo utilizzando alla profilazione di altri strumenti che possono
essere appunto altre chitarre contenute nell'archivio di BiasFX, utilissimo quando necessitiamo ad esempio di un suono di un Les Paul ma disponiamo soltanto di una Stratocaster. Vedremo anche questo nei prossimi video. Dopodiché a volte utilizzo anche il TH2 di Overloud, il sistema tutto italiano di amplificazione. Anche in questo caso è possibile creare delle patch veramente interessanti attraverso le varie catene di costruzione. Ultimo, ma non ultimo, il Metal Amp Room di Softube, molto utile per quanto riguarda l'utilizzo di emulazione di amplificatore e di casse con microfoni relativi grazie all'utilizzo degli IR interni, cosa che posso fare ora anche con Ampere 3 di Studio One. Tutti i plugin che ho elencato sono parte del mio setup corrente e sono stati quasi tutti recensiti in maniera singola sul mio canale. Vi invito quindi a cercare il plugin nei video presenti per scoprire come lo utilizzo e come impiegarlo al meglio. Metterò comunque in descrizione i video che mostrano questi plugin per chi volesse approfondire l'argomento. Molti mi hanno chiesto perché non utilizzo i plugin della Waves o quelli della UAD. Onestamente, a parte alcuni veramente utili, come il Vocal Rider, che ora sostituisco con il Peak Rider 2, il pacchetto CLA, che utilizzavo parecchio tempo fa per colorare un po' tutti i suoni, li ho sempre trovati meno incisivi di alcuni che ora sono presenti sul mercato, soprattutto riferendoci all'hardware che intendevano emulare. Proprio in quello sono stati superati dalle emulazioni della UAD e successivamente superate dalle emulazioni dell'acustica audio. UAD l'ho utilizzato per un periodo, è un sistema molto bello e funzionale, ma anche in quel caso ho trovato poco veritiere le simulazioni dei preamplificatori e dei compressori analogici, dove invece acustica audio ha saputo stupirmi più di una volta. Un merito però va alle emulazioni UAD dell'hardware digitale. Infatti, pensando al 480 della Lexicon, l'EMT140, il 250 oppure la MSR MX16, li ho trovati veramente simili agli originali. Secondo me vale la pena prendere un UAD solo per avere le emulazioni di queste macchine se ne necessitiamo in studio. Oltre al costo dei plugin va messo in conto ovviamente anche il costo dell'acceleratore, che spesso va di pari passo con il costo del plugin stesso, comunque super conveniente rispetto alle macchine che stanno emulando. Questo è, e tengo a precisarlo, un mio modestissimo parere personale. Moltissimi mixano e creano grandi produzioni con UAD e Waves. Spero che questo excursus vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off, non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho aperto anche un account Patreon con cui potrete partecipare attivamente alla realizzazione dei video, richiedere video specifici e ottenere una volta al mese dei contenuti esclusivi per gli iscritti a Patreon, per cui lezioni, recensioni ed altro. Per il momento è tutto, vi auguro buon anno, ci vedremo con tantissimi altri video nel 2020, un saluto da me e dal nostro staff. Per il momento è tutto, ciao, a presto!